La bellezza del lago, interpretata da Gianni Magnetti, che ha scritto una stupenda mostra fotografica, Trasimeno oltre le rive, Beyond the Shores, nella doppia versione, in italiano e in inglese. Da dove nasce questa ispirazione? Nasce dall'andare lungo le coste del lago e andando a cercare posti non visitati dall'uomo, quindi non le classiche spiagge, i classici pontili di, non so, Passignano piuttosto che San Feliciano, piuttosto che Castiglione, ma andare a cercare qualcosa di più selvaggio, di più naturalistico possibile, di posti dove l'uomo ancora non c'era entrato. E quindi sono andato lungo le coste, in questi posti semi inaccessibili, quindi oltrepassando rovi, piante morte che ostacolavano il passaggio. Da lì c'è una visione diversa del lago, benché sia lo stesso posto. E questa cosa qua mi ha portato a vedere appunto il lago in prospettiva diversa. Quasi un luogo non luogo, benché sia sempre il nostro magnifico lago Trasimeno. Magnifiche le foto di ciò che è vita, visto Sì. da un'altra prospettiva, accompagnate da bellissime frasi. Da dove nasce questa ispirazione di accompagnare le foto con il sentire che le ha provocato, le emozioni che ha provocato fare quelle foto? È un po' la mia prerogativa di quando faccio le fotografie, ovvero prima faccio le foto, poi nel tornare le riguardo, le rielaboro e tutto quello che mi scaturisce emozione lo fermo nella fotografia. E a seconda delle emozioni che provo, in questo caso ho raggruppato delle foto dandogli questi piccoli cinque titoli, cinque capitoli emozionali, quindi praticamente è un libro emozionale dove ogni persona, a seconda del proprio stato d'animo che uno ha oggi, sfogliando il libro, può provare un'emozione positiva o negativa o di gioia oppure anche di rabbia volendo, però ogni giorno una cosa diversa perché proprio appunto è un libro fondamentalmente emozionale. Poi l'ha fatto anche in inglese, perché anche la versione inglese? La versione in inglese soprattutto perché mi sono immaginato in un turista appunto inglese, tedesco, che viene a visitare il nostro lago, viene a visitare i nostri luoghi e magari colpito dalle immagini ho pensato di dare una spiegazione anche in lingua inglese affinché anche una persona straniera possa gioire delle emozioni che dà il lago. Quarto anno di un grande evento che si perpetua nel tempo. Oggi assisteremo alla mostra di un fotografo, Magnetti, che parlerà del Trasimeno oltre le rive. Facciamo un bilancio dopo 4 anni di questa grande manifestazione. Sì, siamo alla quarta edizione di Art Monster, è una mostra di arte contemporanea che ha artisti locali e anche non locali, quest'anno provengono da altre regioni anche italiane. Il bilancio è molto positivo, ha diciamo, portato, se vogliamo, una ventata di novità in questo palazzo. È molto frequentata la mostra, l'anno scorso ha superato gli oltre 2.000 visitatori, quest'anno se ne prevedono almeno il doppio. I primi giorni appunto dell'apertura sta andando molto bene, e poi sono visitatori che vengono a pagamento. Quest'anno è dedicato all'articolo 3 della Costituzione, i temi sono sempre temi di frontiera che vengono trattati da questi artisti. Lo scorso era le discriminazioni, quest'anno appunto l'uguaglianza, il principio sancito dalla nostra carta costituzionale, e ogni artista declina questo argomento, l'articolo della Costituzione, come meglio crede. Quarto anno, con tanta voglia di andare oltre, visto anche il successo che sta riscuotendo, una mostra che apre le coscienze. Sì, andare oltre, questa idea nacque da un gruppo di perugini tra cui c'era il sottoscritto al Museo di Londra, al Tate Museum, l'ho detto più volte e ci tengo a ribadirlo, visitando questo museo ci accorgemmo che c'erano tanti artisti con il nome italiano. Eravamo tutte persone della cultura, diciamo, media, quindi che frequentano, che vedono, diceva, ma come mai tanti artisti espongono in questo importante museo londinese in Italia, non li conosciamo?
In parte noi siamo un po' schiacciati dal peso ovviamente della tradizione, chiaramente questo è anche naturale che sia così, ma in parte l'arte contemporanea viene un po' così snobbata. Negli anni Ottanta, per dire, lo Stato piuttosto che l'Italia, che le ferrovie ci investivano anche dei denari perché gli artisti vanno su. Da lì è nata l'idea di fare qualcosa di importante anche nella nostra città. Oggi possiamo dire che c'era un buco, almeno dobbiamo retroagire a quando Burri insieme a Boyce in questo museo, per dire, conosciuto in tutto il mondo per le lavagne di Boyce, che noi magari a Perugia snobbiamo, in realtà è un museo civico, certo va arricchito di altre mostre come questa, probabilmente di un'esposizione d'arte contemporanea permanente che vada oltre le lavagne di Boyce, però l'Italia può dire molto anche con l'arte contemporanea. Allora troviamo giusto, oltre che esporre nei musei di tutto il mondo, che anche qui a Perugia, città italiana importante, questo spazio di arte contemporanea sia riempito. Arnel Moster, quarto anno, ben gestito, pieno di novità e ricco di idee. Sì, beh, è cambiato il curatore, che cambia ogni anno, c'è un curatore nuovo proprio per dare spazio intanto a più soggetti e poi per portare una ventata di novità ogni anno, che è Marziani, direttore attualmente a Spoleto dell'unico grande museo d'arte contemporanea, oltre quello, il primo chiaramente quello di Burri a Città di Castello, che è Palazzo Collicola, perché la città di Spoleto si è arricchita, grazie anche al festival, di opere d'arte importanti, che sono di importanti artisti che espongono in tutto il mondo, e quindi Palazzo Collicola è un museo importante, e quest'anno il curatore è appunto Marziani.